Della chiesa di Santo Storgio inizia nel 344, quando a Milano viene eletto come vescovo Eustorgio, nono vescovo della città di Milano. Eustorgio, però, essendo funzionario dell'impero, deve andare dall'imperatore a dare le dimissioni e a farsi ratificare la nomina. E l'imperatore si trova a Costantinopoli, quindi Eustorgio va là. E là ci trova Costante, figlio di Costantino il Grande, il quale dice Eustorgio: va tutto bene, ratifico tutto, sono contento della nomina e ti faccio un bel regalo. Ti do delle reliquie importanti da portare a Milano. E queste reliquie importanti erano i corpi dei magi, che in quel momento si trovavano nella Basilica di Santa Sofia. Cominciano a portare delle croci, queste erano lapidi di sepolcri che all'esterno della chiesa, verso via Santa Croce, cioè guardando la basilica sul lato destro, era rimasto ancora il cimitero in essere per un po' di tempo. E allora la croce, che una volta non si poteva utilizzare perché era il simbolo del fascicolo, piano piano comincia ad assumere il significato che poi viene dato, che è il simbolo della redenzione. Voi tutti sapete chi ha accompagnato Dante nel paradiso, la Beatrice Portinari, quindi famiglia di vecchia data. Come mai era qua? C'era stata un'alleanza fra i Medici e gli Sforza, e per suggellare questa alleanza i Medici avevano aperto una filiale della loro banca, e a capo ci avevano messo Pigello Portinari, il quale veniva in Sant'Eustorgio e aveva visto che i nobili milanesi si erano fatto costruire le cappelle gentilizie. Quindi ha detto: io sono nobile, ho una marea di fiorini, voglio la cappella anch'io. Siccome non c'era più posto lungo la fiancata della chiesa, i domenicani dicono: va bene, puoi farla dietro, così la puoi fare anche più grande. Però Pisello Portinari fa un'altra richiesta ai domenicani. Chiede che nella sua cappella si possa conservare la testa di San Pietro Martire. Thank you.
Quelle che noi abbiamo qui davanti sono le virtù cardinali, le virtù dell'uomo giusto indipendentemente dalla fede, e sono la prudenza, la forza, la temperanza e la giustizia. Il video che vi faccio vedere oggi è un audiovisivo, è un audiovisivo che accompagnava una mostra che non è recentissima, perché la mostra è stata fatta nel 2004, ma siccome non esiste praticamente niente che tratti questo argomento dal punto di vista del video e chi l'ha fatto è un esperto nella materia, ho pensato che potesse essere carino farvelo vedere. Il video si chiama L'ignomusica, gli strumenti musicali del Medioevo e del Rinascimento. Questo vuol dire in pratica che uno strumento può essere ritenuto in qualche modo attendibile se, oltre ad essere conforme ai dati documentari che possediamo, è anche idoneo ad eseguire in maniera tecnicamente corretta quel repertorio musicale in cui sappiamo che lo strumento veniva adoperato. Scelto come tema le città italiane nel Medioevo, un tema che a noi interessava in maniera particolare perché ci permette di fare a volo d'angelo, sorvolare la nostra penisola decantando le meraviglie e le bellezze, e abbiamo invitato 7 appuntamenti lo scorso anno, altri 7 quest'anno, il mondo accademico a darci una mano nel raccontare queste vicende. Chiaramente 1000 anni di storia di una città sono infinito, e quindi abbiamo lasciato piena libertà ai relatori di scegliere, diciamo, il punto di vista, l'argomento, il modo in cui affrontare queste tematiche. Quindi io non perdo tempo in chiacchiere, vi lascio subito alla professoressa e vi auguro un buon ascolto e una buona conferenza. Grazie a tutti. Di questo tipo è una città al centro di un arco tutto così montuoso e aperto immediatamente su un mare profondo come quello ligure, ha delle caratteristiche molto particolari. Credo che la posizione di questa città, anche dell'arco regionale tutto, ma in particolare della città, significhi molto per tentare di illustrare, di far capire qual è il ruolo che la città assume nel tempo. Noi sappiamo che quasi tutte le nostre città, alcune in modo particolare, hanno assunto nel Medioevo un'importanza notevole, soprattutto le città-stato, come appunto Genova e una serie di città al di sopra di Roma, sostanzialmente al di sopra del tempo. Questa è una condizione particolare, peculiare, tipica di una storia che ha delle caratteristiche però legate molto alla appartenenza a un blocco geografico molto specifico. Cioè, quando noi diciamo città italiana lo possiamo dire in molti sensi. Quello che si può dire di Genova è che certo è una città poco italiana da questo punto di vista, cioè è una città che nasce non con caratteristiche facilmente collegabili alla penisola, proprio perché la sua posizione, il suo ruolo, sia nei tempi antichissimi, sia nei tempi nell'età medievale, ma se vogliamo anche successivamente,
la porta ad avere una, a svolgere una funzione di tramite con il mondo, e questa è una caratteristica importantissima, cioè non ha, ha caratteristiche di italianità solo nella misura in cui vorrei dire costruisce l'Italia a un certo momento, cioè ci sono personaggi che appartengono a questa cultura repubblicana e in particolare genovese, ligure in generale, una cultura di libertà sostanzialmente, che fanno l'Italia a un certo momento, cioè che partecipano a questa operazione. Ma il fatto di essere così periferica alla penisola, soprattutto in età, perché noi l'unità l'abbiamo solamente a partire dalla metà dell'Ottocento, dalla seconda dell'Ottocento, prima questo patto non esiste, quindi politicamente non esiste. E questo è molto significativo per capire quale funzione può avere una città di questo genere, che sta nell'estrema parte dell'Occidente. E questo ruolo è molto interessante da studiare per l'età medievale, anche per l'età moderna e contemporanea, perché la posizione peculiare la rende comunque quello che poi la, diciamo, la tradizione dotta definisce, giocando sul toponimo, no? Iammo alla porta dell'Europa, la porta di Lombardia e la porta dell'Europa, cioè un passaggio, un transito. Questo fatto è reale, solo che non sempre sono i genovesi o comunque quelli che gli europei che fanno la politica di mercato, anzi fino al Medioevo questo non è, sono altri che la fanno, quindi abbiamo una precedente esperienza fenicia, cartaginese, eccetera, che però sempre, mettendo assieme, faccio un brevissimo excursus di questo tipo solo per spiegare che non sono nati come sono i genovesi, mercanti, naviganti, navigatori, sono per un certo periodo elementi che ricevono piuttosto che dare un contributo in questo senso, gli Etruschi, i Greci, i Fenici, in modo particolare i Cartaginesi. E con Roma questo ruolo resta comunque un ruolo importante, i Celti naturalmente, i Galli, cioè è naturale la posizione, Milano, posizione fondamentale per Genova, è un elemento chiave, questa relazione, questo brevissimo tratto che collega queste città è fondamentale in tutte le epoche, già in epoca tardo-romana e poi naturalmente in epoca medievale. Questo elemento, questo ruolo, che noi adesso pensiamo che i genovesi, appunto gli anuensi, servo mercator, come se fosse una definizione obbligata, è un ruolo che viene fuori nell'età medievale pienamente, come gestione diretta di questo fenomeno, ed è legato al fenomeno comunale. Prima di questa età non si può dimenticare però che la funzione portuale genovese e comunque della costa di questa regione, che in età augustea era molto più ampia di quella attuale e rimane molto più ampia a lungo, è una funzione comunque di transito e quindi per natura ha una funzione, diciamo, di scambio, di mercato. Poi la conformazione regionale, ora oggi si vede molto meno perché le strade romane, ma poi anche le strade napoleoniche, poi tutte le autostrade, eccetera, hanno un po' cambiato la struttura. Però se qualcuno di voi conosce la Liguria e anche Genova in particolare, vede che c'è proprio una specie di capillarità di strade che portano verso l'interno, sia verso la parte di Levante, sia appunto verso Milano, sia verso Occidente, verso la parte più occidentale. Tutto quello che politicamente valorizza questa posizione e questa condizione è quello che fa crescere. Oggi si parla del terzo valico, appunto, nei problemi della Liguria, cioè delle comunicazioni che ci sono con l'interno. Perché è un problema, cioè se tu non fai correre rapidamente le cose, questa regione perde la sua funzione, la perde perché è una funzione naturale quella del transito. Allora, questo in età antica e medievale ha un ruolo importantissimo, soprattutto nell'età del frazionamento politico, come è il Medioevo, in cui ciascuna area, grande o piccola, gestisce per conto suo questo tipo di operazioni.
E questa è la parte trainante, diciamo, della storia precomunale di Genova, cioè di un alto medioevo, ancora prima del 1000 in sostanza, che dà i suoi frutti in un'età in cui, per altri aspetti, il Mediterraneo non è controllato ancora dagli europei, ma è controllato, e qua se vogliamo usare questo termine, è controllato da altre forze, poi i bizantini, che sono però in calo da questo punto di vista politico, ma soprattutto dagli arabi, cioè dall'espansione islamica. Quindi una storia con caratteristiche molto precise che tiene presente più elementi fin dall'inizio di questa età, che è una specie di corsa poi verso il mondo, in realtà, perché non si ferma al Mediterraneo, perché l'uomo d'affari non si ferma da nessuna parte, in realtà non ha un limite geografico, e questo vale un po' per tutti, ma in modo particolare per questi che stanno nella zona più occidentale, che sono diciamo, attratti in più direzioni, non solamente quella orientale, come Venezia per esempio, che è piuttosto sempre una città che è legata all'Oriente e lo resterà nel tempo, sono attratti anche, sono guidati in qualche modo e immessi in questa realtà occidentale che tendenzialmente guarda verso l'Atlantico, non è il Mediterraneo occidentale, e la Spagna, la penisola iberica, è la chiave di tutto questo, anche la Francia, ma poi in realtà, come sappiamo tutti, la prima espansione europea l'hanno fatta i portoghesi e gli spagnoli, i castigliani in modo particolare. Quindi questa storia vede contemporaneamente a questa età crociata, diciamo, anche una presenza dei genovesi invece in crociate spagnole o comunque già sulla costa, già Santiago di Compostela nel 1110, cioè nella stessa epoca della crociata, che vuol dire che non ci sono limitazioni, cioè non dobbiamo mai leggerla troppo orientata su una parte specifica che è la nostra, perché siamo la penisola estrema dell'Eurasia, siamo sempre tutto quello che ci sta di qua, ma invece tutto quello che ci sta di là esiste pure, solo che fino a quel momento non è così chiaro, e anche perché la storia italiana, appunto, essendo poi diventata una storia nazionale, a un certo momento ha tenuto presente alcuni elementi chiave, e di questi elementi chiave il Medioevo è stato, il Medioevo italiano non è genovese per grandissima parte, è un'altra cosa, ecco. E questa è una strana realtà in un'epoca di questa storia medievale, in un momento, se vogliamo, lungo di storia, mille anni. Questi mille anni sono la riproduzione di un sistema che anticipa in qualche modo le caratteristiche del sistema attuale, mantenendo un arcaismo, un'arcaicità di fondo, delle caratteristiche arcaiche che ne fanno in qualche modo la sua forza, cioè questa saldezza per esempio dei gruppi familiari, e non, che ti legano in un modo indissolubile, attraverso matrimoni, attraverso unioni di questo tipo, garantiscono la salvezza di un'espansione che però appunto è difficile da raccontare. Questa è la storia dei genovesi di un tempo, non quella di adesso. Grazie.